L'Italia è un paese ammalato, è un paese ammalato di ingiustizia, un paese senza giustizia, non solo perché troppi potenti sono impuniti, senza giustizia perché troppi mandanti di troppe stragi sono rimaste con volto coperto, senza giustizia perché la giustizia non è ancora uguale per tutti. Lei teme la fine del mondo? Insomma, non ho mai creduto che ci potesse essere un'eventualità del genere, però ho detto ieri a chi mi faceva questa domanda, potrebbe essere una buona occasione per farsi un bel esame di coscienza e credo che tutti da un esame di coscienza potrebbero guadagnarci. Ora, a quelle forze che manifestassero, che manifesteranno un'adesione convinta e credibile, io sarei pronto a dare il mio apprezzamento, incoraggiamento e, se richiesto, guida. E sarei anche pronto ad assumere un giorno, forse, se le circostanze lo volessero, le responsabilità che mi venissero affidate dal Parlamento. Il governo dei tecnici ha ritenuto di gravare la casa di questa ulteriore imposta. Noi abbiamo una convinzione assolutamente precisa, riteniamo che la casa sia sacra, che la casa non si debba toccare, riteniamo che la casa sia il pilastro su cui ogni famiglia ha il diritto di fondare la sicurezza del proprio futuro e quindi che sulla casa non si debbano mettere imposte, né oggi né appunto mai. Devo dire che talora faccio fatica a seguire la linearità del suo pensiero, peraltro, soprattutto quando si tratta di apprezzamento o deprezzamento dell'attività del governo, perché ieri, 22 dicembre 2012, abbiamo letto l'affermazione: il bilancio di questo governo è un disastro completo, non ha fatto nulla, nessuna riforma se non riportare tasse e IMU. Il governo dei tecnici ha ritenuto di gravare la casa di questa ulteriore imposta. Pochi giorni prima ho letto espressioni lusinghiere, in particolare nei confronti del sottoscritto, e pochi giorni prima ancora, accanto ad altri apprezzamenti molto negativi sul governo, la generosa offerta che il sottoscritto potesse prendere la leadership dei moderati. Casini, Fini, ma ora anche Monti sembra ormai scendere in campo. Beh, il voto a questi partitini che lei ha appena nominato è un voto dato alla sinistra, quindi direi che vale la pena per gli elettori che decidessero di andare in questa direzione di votare direttamente per il Partito Democratico. Quindi rimane un sentimento di cordialità, di apprezzamento, di gratitudine, ma in un quadro di comprensione mentale che a me sfugge. Perché questi partitini si rivolgono agli elettori del centrodestra, sottraggono quindi voti al centrodestra che, essendo maggioranza nel paese dal 1948 ad oggi, rimane tale se non si divide. Desidero chiudere questa parte ringraziando ancora il Presidente Berlusconi per il sostegno dato al governo. Se si divide anche con i voti dati a questi piccoli partiti, la maggioranza può passare alla sinistra. Sta finendo la legislatura e rispunta puntualmente il grande bugiardo. Potrebbe essere una buona occasione per farsi un bel esame di coscienza e credo che tutti da un esame di coscienza potrebbero guadagnarci.